Bene, ciao ragazze, sono tornata con un altro video. Oggi voglio fare un video haul che però è parziale. Infatti c'è scritto prima parte nel titolo perché ho fatto un ordine massivo su Wish, il famoso sito cinese. Massivo nel senso che ho preso un sacco di cose, però non so per quale motivo, io speravo me lo mandassero tutte insieme, invece oggi mi sono arrivati 5-6 pacchetti, quindi ne mancano almeno una metà. Vabbè, siccome non so quando arrivano, visto che c'era scritto 30-40 giorni, ma con mia grande sorpresa, sono arrivati dopo 15-17 giorni circa, i primi. Per non farvi aspettare troppo, vi faccio vedere intanto quello che mi è già arrivato. E alla fine aggiungerò anche due cose che non vengono da Wish, ma siccome erano solo due cose, non sto a fare un video solo su due oggetti, ve lo aggiungo qui in coda. Allora, la prima cosa, il primo oggetto che voglio mostrarvi lo sto indossando ed è questa maglia qui. Maglia barra caftano con le ali a pipistrello, che a me piace un sacco e devo ammettere che avevo sentito recensioni piuttosto negative scusate, mi ero persa, negative riguardo alla roba da vestire, ai vestiti, e infatti anche io sono stata lì lì per non prendere niente. C'è anche la cinturina nera. È molto bello. Il tessuto ovviamente è sintetico, come pochi, del tipo fate così con la mano, accendete la sigaretta o il fiammifero. È sintetico da matti, infatti, e poi un po' odora di, non so, roba chimica, petrolio. Quindi va lavato con attenzione prima di utilizzarlo. Però la forma non mi dispiace, e siccome le recensioni, dicevo che ho sentito, erano parecchio negative, perché si sa, i cinesi con le taglie non ci prendono, cioè un XL corrisponde a un S, ho detto vabbè, la prendo perché è costata niente, e comunque Wish costa 1-2 euro, questa è costata mi sembra 9,90. Quando mi arriva l'ordine completo poi vi dirò tutti i prezzi, perché qui non mi hanno mandato la lista dell'ordine con i prezzi. E a memoria non me li ricordo, comunque è costata meno di 10 euro. E quindi niente, dicevo, ho rischiato, pensavo non andasse bene, invece mi va bene. Ok, non calza proprio perfetta, perfetta nella parte sotto, che io già ho il fiancone largo. Però non è male, con i leggings penso stia benissimo. E mi piace soprattutto la trama che ha. Quindi questa è la prima cosa. E ora proseguo. Ovviamente ho già spacchettato e aperto perché, siccome ho fatto anche un ordine su un altro sito di cui vi farò sempre il video haul, cioè è quella Bonprix, ve la posso dire. Ho aperto per controllare, quindi i pacchetti sono già, li ho già ovviamente aperti. La roba l'ho già vista, però la provo insieme a voi perché l'ho solo guardata senza provarla, tranne questo ovviamente che ho addosso. Allora, ho preso una palettina che di ombretti super scimmie perché sapete che a me piacciono, che è questa qua. Vedete, oro, bronzo, marrone, grigio e nero shimmer. La facevo più grande dalla foto. Sì, le foto non sono granché su quel sito, però ha proprio tutto e di più, di tutto e di più. Si chiama Silky Eye Shadow. Quindi, a parte essere più piccola di come sembra in foto, dentro i colori. Cioè, si vede che sì, sono incollati con la colla a caldo, non è che non vi aspettate niente di che. Il pennellino è una cosa obbrobriosa, fa schifo proprio da cinesi. Guardate che mi è arrivato già sporco, non so se lo vedete qua. Non so se si vede. Sì, si intravede. Vabbè, tanto nessuno usa quella delle palette. Però sono effettivamente. Proviamone uno, proviamo il nero. Effettivamente sono parecchio scriventi. Guardate che roba, molto scimmerosi, sperando che dopo aver grattato la superficie, sopra ci sono un sacco di brillantini, speriamo che grattate dal primo strato non vada via. Sì, comunque sembrano molto belli. Lo specchiettino lascia desiderare qui sotto, ma esattamente come per questo affare qui nessuno lo usa, quindi possiamo dire promossi, anche se sì, la qualità per questa costava 7 euro e qualcosa, mi pare, sì, o forse meno, non mi ricordo più, ma
Magari nel box informazioni vi lascio tutti, vado a vedere i prezzi e ve li scrivo, che è meglio, perché così a memoria non mi ricordo. Sì, per quello che costa diciamo che è promosso. Poi passiamo al prossimo pacco. E qui abbiamo, i bracciali. Tra l'altro il packaging non è neanche tanto male, devo ammettere che c'era molta carta di quella, questa. Sparisco, arrivo. Quella con le bolle, scoppiettante, bellissima, nessuno può resistere. A proteggere gli oggetti, quindi sono rimasta piacevolmente sorpresa perché pensavo che sarebbe arrivata tutta spaccata, invece per ora nulla mi si è rotto, mi è arrivato rotto, diciamolo piano. Allora, questi sono un set, diciamo, di braccialini. Sì. Credo sia costato 2 euro questo, ve lo scrivo sempre giù nell'info box, ma infatti si vede, pur essendo carini. Non di plastica, di più. Ovviamente li ho presi perché uno è a forma, ha le roselline, quindi non potevo resistere. Insieme sono così. Vedete, questo è quello che ha le rose. Queste altre sembrano, sì, cioè, perle che fanno veramente pietà. Potrei anche provarmeli dalla via che ci sono, aspettate che prendo le forbici. Ecco, sono qua, li ho già indossati, sì, diciamo che sì. Qualità pessima. No, si salva questo qua rosa, questo qua con le perline rosa. E volendo anche quello con le rose e quello con i finti brillantini, ma questo qua dorato, ragazzi, è una roba, cioè, sembra veramente. Sembra un guinzaglio, il materiale che usano per il guinzaglio dei cani. Tutti insieme fanno sicuramente il loro colpo d'occhio. Però comunque si vede che la qualità è scarsa. Non so neanche se dire promosso o bocciato. Ovviamente hanno gli elastici di quelli super fini dentro, no? Si spaccherà e men che non si dica dopo 2 volte che lo portate. No, questo non è male. Questo non è male per niente. È tipo color corallo chiaro barra pesca, cipria, scusate. E anche quello con le rose passabili. Gli altri due, il dorato lo butterei volentieri, magari ci faccio giocare il gatto. Però vabbè. Era un esperimento, sapevo che potevo prendere male. Altro pacchettino minuscolo, piccolissimo e molto sottile. Ma ci sarà dentro? Ah sì. Ah no, questi sono carini invece. Ho preso due versioni. Sapete che a me piace molto più il dorato dell'argento. A me l'oro bianco e l'argento mi piacciono ben poco, invece l'oro giallo o comunque le cose dorate mi piacciono perché questo ovviamente non è oro. Quindi ho preso tutte e due le versioni per provarle. Sono orecchini, i finti orecchini che vanno qui. Sembra che hai il piercing, sembra che sia un piercing vero, in realtà è finto. Non si vede un granché, bisogna che ve lo apro. Aspettate, provo anche a mettermelo così non li ho ancora provati, vediamo come mi stanno. Ecco qua, ho indossato tutti e due. Beh, indossati non sono male, purtroppo per una questione di forza di gravità vanno indossati per forza nella parte alta. Io qua faccio fatica perché ho già il piercing vero, vedete? Qui ho indossato quello argento e qua quello dorato, qua non avendo il piercing invece quello dorato sta bene, sembra quasi vero. E sono molto carini con il piccolo pendente e col brillantino, soprattutto quello dorato mi piace molto. Peccato per questo, perché se lo metto. Oddio, ci sta anche più giù volendo, però sta come un orecchino normale, se guardate. No, sto andando fuori. Volendo è bello anche così, anche perché lo potete mettere anche come. Ah no. Sì. Volendo anche come orecchino pendente normale. Sì, comunque questo sta fermo che è dove non ho dove sì, ce la fai? Ecco. Che è dove non ho il piercing. Però questo di qua faccio fatica perché ho già il piercing, quindi saranno da portare tutti e due qui. Chissà se ci stanno tutti e due. Nella foto la ragazza ne aveva due, ad esempio. Ovviamente non è mai come. Ah sì, ci stanno, guardate che belli. Che fa anche il contrasto con.
molto belli così, quasi quasi li tengo addosso. Sì, li tengo addosso. Questi promossi. Questi promossi. Passiamo al prossimo pacchettino. Sì, questo oggi mi è arrivata poca roba. Speriamo me ne arrivi presto dell'altra, anche se speravo che arrivassero tutte insieme. Qua cosa c'è? Ah, sì. Qui altra fregatura. Allora, avevo visto, siccome già sto, è dall'anno scorso, da Halloween dell'anno scorso, che penso già a cosa mettermi nell'Halloween successivo, cioè quest'Halloween. Ho visto quella che in foto sembrava una bellissima croce gotica da vampira, anche se vi avviso che quest'anno non farò per il terzo anno di fila il vampiro. Mi dispiace, però ho in mente un gran bel vestito comunque, un gran bel costume. Allora l'ho comprata, adesso dal vivo è una vera merda. Questa croce qui. Guarda che sembrava molto più scura. Questa sembra fatta di ottone a sua volta finto. E la catenella è la cosa più orrida, perché vedete, è quella del bagno. Quella che si usa nel tappo, attaccata al tappo della vasca per tappare la vasca che non vada giù l'acqua quando fate il bagno. Adesso la apro perché ancora non l'ho aperta. Sì, è la catenina normale color metallo dipinta di ottone, fa veramente schifo. Il ciondolo di per sé, sì, si vede che è fatto con materiale scarso, però sarebbe anche passabile volendo. Qui c'è una pietra di color diverso, vabbè, proprio hanno rattoppato tutto, ma la catena è una cosa inguardabile. Se cambiate la catena, se vi piace questo stile, si può anche fare. Si fa allora, lo fa più. Ah, ecco, qua si vede che è più sullo ottone dorato. Sì, però fa veramente schifo. Suona anche come ottone. Contro gli orecchini ha fatto, sembrava la campana. Vabbè, sì, non vi dico la puzza che fa. Chissà con che roba è fatto. Ultimo pacchetto. Tra l'altro me ne è anche arrivato uno per sbaglio di un'altra persona, ho dovuto restituirlo, fanculo. Pensavo ci fosse un po' più di roba. Questo cos'è? Ah, ultimo pacco, eh. Questi sono gli anellini famosi. Ovviamente dorati nel mio caso, i famosi anellini che vanno adesso, che vanno non qui alla fine del dito, ma all'inizio del dito. Adesso li proviamo tutti quanti insieme. Ecco fatto, li ho messi. Beh, non sono male tutti quanti insieme, devo dire. Anche se io ho già di per sé, se ho le dita ciccione, ciccione, e quindi non mi vanno tanto giù, andrebbero un po' più giù. Però tutto sommato insieme sono carini, soprattutto questo sull'anulare. Peccato che non mi vada nel medio, questa qui, quel fiorellino lì, quella piantina lì l'avrei preferita nel medio, invece devo usare i due normali. Vabbè, tutto sommato non sta male. Credo che faccia una mano abbastanza sensuale, cioè al di fuori della mia mano che fa schifo di per sé. Io ho la mano troppo grande. Non mi dispiacciono. Questo è tutto quello che mi è arrivato finora da Wish. Vi faccio vedere le due cose che non c'entrano, che ho comprato ieri qui in un negozio che c'è nel mio paese. Si chiama la marca Abracadabra Jewelry Collection, vedete? E ho preso, che era da un pezzo, sia il bracciale che la collana gli puntavo da un pezzo. Soprattutto questa, perché era da un po' che volevo la mano di Fatima, guardate che bella. La collanina, quella mano di Fatima, con riflesso però non vedete niente. È proprio fatta bene, sì, questa non costa 1 euro, infatti. Non è d'oro bianco, però è fatta comunque davvero bene, materiale senza nickel, eccetera. Però avete un riflesso della Madonna.
Beh, magari vi metto la foto in anteprima perché così non la vedete. È stupenda. Infatti, oggi l'ho indossata. Al lavoro mi hanno fatto tutti i complimenti. Altra cosa della stessa marca è il bracciale. Lo vedete? Sì. Guardate che spettacolo che è questo bracciale. Non riesco a capire qual è il migliore tra i due acquisti che ho fatto: se il bracciale o la collana. Guardate che spettacolo. Perché qua non vedrete niente, ovviamente. Non vedrete i colori. Ecco, è a forma di quadrifoglio colorato. Ogni foglia è colorata, cioè giallo, arancione, lilla e rosa, con i due brillantini di fianco. Non so se così invece riuscite a vederlo meglio. Non so quanto lo vediate perché io non vedo niente. È stupendo, anche questo me l'hanno invidiato tantissimo, più della mano di Fatima. Erano lì da 2 mesi e cercavo di convincermi no, non spendere, no, non spendere, non comprarli. Infatti avevo resistito, alla fine ieri non ce l'ho fatta più, ho detto sento, al culo. Mi faccio un regalo, visto che tanto il mese prossimo è il mio compleanno e nessuno mi farà regalo. Quindi, questo è tutto, mi dispiace, era breve, non ho fatto, vi ho fatto vedere un granché. Ho preso molta più roba da Wish e non solo gioielli, un sacco di scarpe anche sperando di aver preso la misura giusta. Quanto sono belli questi orecchini. Quindi niente, vi mando un saluto, mettete mi piace, lasciate un commento se volete, passate dalla pagina Facebook che lascio in info box e scusate, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, un bacione!